si è svolta ieri mattina presso la Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, la Giornata Europea del Mare. L'iniziativa, promossa per la prima volta a Napoli dall'assessorato al lavoro e alle attività produttive, giunge a compimento del percorso formativo La Scuola Va a Bordo, iniziativa del Comune di Napoli di sensibilizzazione sulle attività del settore marittimo, portuale, logistico, multiculturale, rivolta soprattutto agli studenti delle secondi classi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Nel corso della giornata sono state premiate le scuole vincitrici del concorso collegato all'esperienza didattico-formativa. Sull'iniziativa è intervenuto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. È una bellissima iniziativa far salire i ragazzi, i bambini, i giovanissimi a bordo. Noi vogliamo far riscoprire il mare, il nostro grande golfo. Il mare non deve essere sfruttato, è una grandissima risorsa di vita, può essere sempre di più una risorsa economica, e poi vedere Napoli dal mare è una cosa unica. È molto bello questo rapporto, è bello anche che molte istituzioni, la scuola, il comune, l'autorità portuale, le organizzazioni del marittime si siano messe insieme per far scoprire ai ragazzi il mare. L'iniziativa, che ha coinvolto oltre 1000 studenti, si è avvalsa della collaborazione dell'autorità portuale di Napoli, dell'ufficio scolastico regionale della Campania, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Direzione Marittima della Campania, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della BCC di Napoli, la Banca di Credito Cooperativo, presieduta da Amedeo Manzo, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Sì, una bellissima giornata alla quale, come Banca di Credito Cooperativo di Napoli, non siamo voluti mancare per una serie di motivazioni: la vicinanza storica al nostro territorio, la vicinanza ai progetti innovativi, e il mare è uno di questi, e soprattutto poi la partecipazione dei giovani, la gratificazione verso obiettivi di crescita, di formazione e quindi anche di evoluzione della nostra futura classe dirigente. Quindi una giornata molto bella alla quale sicuramente abbiamo dato tutto il nostro appoggio, che non è soltanto organizzativo ma sarà sicuramente nel futuro anche di assistenza e di accompagnamento a tutte le iniziative che verranno fuori da questa grande risorsa che è appunto il mare.